La ripartenza, quella vera, ha i colori del mare di Sardegna e il suono sordo di una stoccata vincente. È tutto pronto sul litorale di Torre Grande per i campionati italiani di beach tennis di terza e quarta categoria Proxy Energy. La kermesse, in calendario nel prossimo weekend sui campi dell'Eolo Beach Tennis, approda per la prima volta in Sardegna. Il merito di aver portato il grande beach tennis nell'isola è tutto della ASD Eolo Beach Sport, che si conferma autentico punto di riferimento per la disciplina. È stata una grande soddisfazione perché altre sedi, forse più rinomate o conosciute dai grandi giocatori, si sono proposte per questo evento. Quindi la scelta della federazione chiaramente ci ha reso orgoglio ed è il culmine di un percorso iniziato nel 2014 con il primo contest. La Tre Giorni è fitta di appuntamenti, sono infatti ben 10 i tornei in programma. Si comincia venerdì con il singolare maschile e femminile. Sabato sarà invece la volta del doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Il grande clou è ovviamente atteso per la caldissima giornata di domenica. L'ultimo atto, dalla mattina, sarà infatti dedicato alle coppie di atleti impegnate nei quarti, nelle semifinali e nelle finali dei tornei di doppio. La data è il 21-23 agosto. 10 titoli sardi, iniziamo con il singolare il 21 agosto, gli atleti sardi saranno sicuramente protagonisti e giocheranno per conquistare il titolo. Le partite si disputeranno sugli 8 campi allestiti all'estremità del lungomare Leonora d'Arborea. Gli organizzatori attendono circa 150 specialisti provenienti da Toscana, Emilia-Romagna e tanti, tutti agguerritissimi ovviamente dalla Sardegna. Lodevole lo sforzo in tempi di pandemia per assicurare la sicurezza dei partecipanti secondo rigorose regole imposte dai protocolli. Chiaramente all'inizio è stato difficile comunicare e far capire tutte le regole ai vari atleti. Ora con il protocollo redatto dalla FIT siamo riusciti a dare una corretta comunicazione e tutti i giocatori si stanno comportando in maniera egregia. Fruibilità massima del prodotto a favore di tutti gli appassionati ma anche dei partner sempre più numerosi dell'Eolo Beach Tennis, che avranno nella diretta streaming enorme visibilità. 3 giorni di diretta streaming, ci vediamo, iniziamo il venerdì 21 con i singolari in diretta streaming e poi qui da noi a Torre Grande. L'attesa è tanta, anche perché oltre alla soddisfazione per l'ingresso nell'albo d'oro della competizione, ci sarà in gioco anche un ricco montepremi, ben 4.000 euro messi in palio dagli organizzatori e numerosi premi agroalimentari offerti dalle aziende del territorio. Oltre ai titoli italiani e ai punti per la classifica nazionale, abbiamo deciso di mettere 4.000 euro di montepremi distribuiti nei vari tornei. Iscrizioni ancora aperte, con termine perentorio di chiusura fissato per mercoledì alle 19. Da qui in poi, spazio solo al campo e a quanti riusciranno a tenere duro sotto il sole cocente di Sardegna. Mi tengo sui sardi, i favoriti sono probabilmente Busonera Frau nel maschile, nel femminile possiamo citare Vincis Scano, ragazze di Cagliari, e Lucia Cusino con Genovesi come coppia di casa, mezzo sarda, mezza toscana.